Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ci guardiamo insieme gli ultimi 30 secondi del primo tempo di questa sfida tra Roma e Inter. Una sfida molto molto equilibrata, una bella partita. Attenzione! Attenzione, la Roma in avanti. Gol! Ragazzi, il talismano! Incredibile, sempre così ragazzi, è una cosa pazzesca, ormai la gente non ci crede più, sembra che lo faccia apposta, ma è la realtà, gol della Roma, appena iniziata la live, incredibile, vediamo, attenzione, potrebbe esserci però un fallo su, vediamo, attenzione, perché Kolarov qua, potrebbe essere fallo questo su Lautaro, ragazzi. Vediamo cosa dice il VAR, però. Non so. Gol di Spinazzola. Qui forse De Vrij poteva fare meglio. Ma vediamo perché potrebbe esserci un fallo su Lautaro. Stiamo a vedere cosa dice il VAR. È comunque incredibile, eh. Faccio partire la registrazione. Sempre gol. Non lo so, ragazzi. Stiamo a vedere. Vediamo un po'. Vediamo se fa check del VAR. Forse fanno rivedere il fallo, ma a me mi sembra che può essere fallo quello lì, ragazzi. Vediamo. Va a vedere. Rivediamo un attimo l'azione. Aspettiamo un attimo, ragazzi. Secondo me questo può essere. Vediamo. Vediamo. Ma secondo me è fallo, ragazzi. Secondo me questo qua è fallo, eh. Ma vediamo se lo prende per... È fallo, cioè. Ma è fallo. Secondo me è fallo, ragazzi. Forse due elementi fanno annullare il gol. Vediamo. Gol della Roma, io non lo so, da quell'angolazione non si capiva bene, ma vi devo dire sinceramente, mi sembrava fallo quello lì, 1-1, gol Spinazzola, gol di Spinazzola, ragazzi, va, questo gol qua verranno, vediamo l'azione, sembra che lo colpisca, ma secondo me è fallo, ragazzi, io non lo so, ditemi che cosa ne pensate qua, ecco, vediamo, è da questa azione, è fallo, ragazzi. Fine primo tempo, bene ragazzi, allora fine primo tempo e finisce il primo tempo in un modo molto molto particolare e dal mio punto di vista il contatto c'è, quindi il gol andava annullato. Adesso vediamo poi dopo se si vedranno altri replay riguardo appunto a questa azione, non mi aspettavo che lo convalidassero, ditemi voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Allora, una partita equilibrata sicuramente, forse l'Inter non meritava il vantaggio, ad ogni modo inizia la partita, gol mangiatissimo da parte di Mancini, poi dopo De Vrij segna su un bellissimo colpo di testa. E due calciatori mi hanno stupito, uno mi ha confermato come sempre il fatto di essere fortissimo, che è De Vrij, ragazzi, De Vrij è un calciatore che è nettamente uno dei più forti, due, tre più forti, lui, De Ligt, E non so chi altro mettere, sono nettamente i più forti difensori centrali di tutto il campionato e si è visto, state cercando di tenere Dzeko, che comunque ha fatto un'ottima partita, sta facendo dal mio punto di vista. E che dire, un altro giocatore che mi ha impressionato tantissimo, ragazzi, Ibañez, quanto è forte Ibañez, personalità, grinta, buone proprietà tecniche, veramente veramente un ragazzo con grandissima prospettiva, se continua così è da acquistare, cioè vediamo poi dopo se manterrà il rendimento. De Vrij sbaglia comunque in qualche modo sul gol, abbiamo appena rivisto adesso questo gol che sarà sicuramente un gol pieno di polemiche, quello di Spinazzola. Che dire delle due squadre? Appunto, primo, come sempre vi ho detto, l'importanza di Brozovic, ragazzi, è nettamente il centrocampista più forte che ha l'Inter, tantissimi interisti e tantissimi no, però tanti interisti lo criticano, a mio giudizio
Lui, vi ricordo che sempre giocava tutte le partite, c'erano dei periodi che teneva il centrocampo su da solo, corre, fa giro, dotato di proprietà tecniche molto importanti. A me Brozovic è un calciatore che è sempre piaciuto, qualche volta è un po' negligente, sì, però quando in campo si sente che è in campo, diciamo così. E che dire della Roma? La Roma è una squadra che mi è sembrata un'ottima squadra per quanto riguarda la creazione del gioco e anche le buone proprietà tecniche, però una squadra che mi dà l'impressione di essere molto leggera, poi dopo in fase realizzativa arriva adesso il gol all'ultimo nel recupero del primo tempo, però non lo so, mi dà l'impressione di essere una squadra che quando arriva appunto negli ultimi 20 metri, anche a Dani l'ha ripetuto spesso, non riesce ad avere quella grinta, quella cattiveria per poter veramente colpire. Ottima prestazione appunto quella di Dzeko. Spinazzola, ragazzi, questo Spinazzola qua, voi ditemi se Danilo è meglio di questo Spinazzola. Anche a questa domanda vi dico di rispondere qua sotto nei commenti, perché Spinazzola si è visto che era un giocatore che aveva delle qualità, lo sta dimostrando ancora adesso. Bruno Perez sta facendo una buona prestazione prima, fin quando deve arrivare a crossare, comunque a servire in maniera pericolosa gli attaccanti della Roma, e fallisce praticamente ogni volta, quindi non mi è piaciuto tanto. Che dire del centrocampo? Lo stesso Pellegrini, anche lui un giocatore dotato di grandi capacità tecniche, lo vedi che ha qualità, eccetera, però anche lui un giocatore un po' troppo leggero dal mio punto di vista. Non lo so, non mi piace così tanto, devo dirvi. E per quanto riguarda invece l'Inter, brutta, brutta partita, secondo me, soprattutto di due giocatori che sono uno Ashley Young, che sta giocando molto male dal punto di vista, probabilmente il peggiore in campo ad ora, e anche Bastoni sta avendo parecchie, parecchie difficoltà. Lo stesso Barella anche non mi ha esaltato nella maniera più assoluta in questo primo tempo. Nino Maraviglia sta provando a fare qualcosa, è sempre così viperino, lui va, gira, prova a fare, ma non sta colpendo. Lautaro un pochino spento, ma tenuto molto bene dai difensori centrali della Roma, sta comunque facendo un grande lavoro sporco dal mio punto di vista. E sicuramente la sensazione che ho avuto per tutto il primo tempo è quello di un Inter che comunque, anche se pochissime volte diciamo si è resa pericolosa dalle parti della porta della Roma, comunque mi dà sempre l'impressione di essere una squadra che può fare più male rispetto alla Roma. La Roma, ripeto, mi dà una buona sensazione di costruzione, ma poi un po' meno per quanto riguarda poi il discorso della fase in fase realizzativa. E per quanto riguarda il secondo tempo, adesso vedremo. Come sappiamo, queste partite possono finire in tutti i modi possibili e immaginabili. Staremo a vedere. Anche i cambi degli allenatori, secondo me, saranno importantissimi per determinare poi il risultato finale. Ci sentiamo alla fine della partita. Partita comunque molto bella, interessante e ricca di spunti. Ripeto, due cose veramente positive. De Vrij, a parte il discorso del gol, però ha fatto un'ottima prestazione per tutto il resto. Il discorso del gol subito, che forse poteva intervenire un pochino meglio lì, ma era comunque, come dire, non tanto in equilibrio, eccetera, un intervento che è abbastanza difficile, poi bisognerà rivederlo nei replay. Comunque mi ha impressionato come sempre, perché De Vrij dal mio punto di vista è veramente molto forte, e i Bagnez, ragazzi, giocatorone, per ora giocatorone. Ci sentiamo poi dopo, per la fine della partita. Bella partita, bella da vedere, bella da viversi. A dopo, ciao a tutti, ragazzi.